è stata proprio lo scriverlo. E perché io quando ho iniziato a fare meditazioni e volevo, beh, mi sarebbe piaciuto fare qualche esplorazione come leggevo in alcuni libri di Givaudan, di Drouot, che è stato, che anche lui ha avuto delle traduzioni con Amrita. Quindi mi sarebbe piaciuto avere delle informazioni energetiche in qualche modo nuove o comunque messe giù in modo nuovo da poter condividere. Quindi il libro è arrivato così come un fulmine. Sono arrivate una serie di informazioni sulla gestazione, sull'incarnazione. E quindi quella è stata innanzitutto una riscoperta mia personale, poi è stata proprio un'esperienza mettere insieme le informazioni e poi il libro.